si sa esattamente quello che si dovrebbe fare, soprattutto in ambito agricolo montano, ma tendenzialmente si fa l'opposto. Si sa che le piccole agricolture di montagna sopravvivono se non sono sottoposte a vincoli igienici simili a quelle che vengono utilizzati per la pianura. Si sa che le piccole agricolture di montagna sono parcellizzate, hanno bisogno di piccole strutture e non vengono recuperate le strutture in quota. Si sa che c'è bisogno di filiere locali brevi, c'è bisogno di fare alleanze tra chi produce, tra chi distribuisce, poi chi consuma. Invece si tende sempre a cercare di andare oltre, si cerca sempre di lavorare sull'export, sulle filiere più lunghe, si cerca il successo internazionale. Oggi io rappresento un'associazione gastronomica, Slow Food, che in 25 anni di storia è partita da una posizione anche goliardica rispetto al cibo, la tutela del piacere, la piacevolezza, la convivialità, la riscoperta dei prodotti. Crescendo in questi 25 anni è cresciuta anche la consapevolezza che dietro un prodotto, dietro la gastronomia, non c'è solo piacevolezza, c'è ambiente, c'è economia, c'è bisogno di tutelare certi prodotti, perché altrimenti il piacere sparisce se questi prodotti non li conosciamo, se non sappiamo che impatto hanno, che impatto ha la loro produzione sull'ambiente. E allora è nata la coscienza di volerli tutelare, certi prodotti, è nata una fondazione che si chiama Fondazione Slow Food per la Biodiversità, e all'interno di questa fondazione sono cresciuti dei progetti che noi chiamiamo presidi, e chiamiamo presidi proprio perché vanno a tutelare e difendere delle produzioni che si trovano su territori fragili, territori in cui è complesso produrre perché la natura a volte è difficoltosa, a volte è scarseggiante. Presidi perché c'è bisogno di utilizzare tutto quello che la natura in certe condizioni mette a disposizione e non sprecare niente. Tradizioni, culture che sapevano già benissimo, prima che la decrescita apparisse come concetto, che cosa voleva dire produrre con poco. In questi 10 anni di progetti, perché il progetto Presidi è poi nato nel 2000-2001, nell'arco alpino, e tornando a quello che dicevo prima, quindi territori fragili, produzioni difficili, scarsità, non farete fatica a capire che molti di questi progetti li facciamo in aree montane. Dicevo, in 10 anni di progetto Presidi, nella zona italiana e nelle nazioni, negli stati confinanti, siamo andati a individuare 50 realtà produttive, 40 in Italia, le altre 10 sparse tra Francia, Svizzera e Austria, che proprio simboleggiano quello che è la nostra idea di produzione agricola di qualità. Questi progetti stanno vivendo alterne fortune, alcuni sono progetti che toccano delle produzioni note, elementale era molto noto, però il tipo di produzione che noi andiamo a tutelare è una produzione diversa, di nicchia, e di nicchia non vuol dire snob o radical chic, vuol dire una produzione particolare fatta come dice la tradizione. Il Castelmagno, anche lì c'è un progetto che va a tutelare la produzione del Castelmagno, l'Asiago, sono tutti nomi famosi, sono tutti però anche simbolo di un'agricoltura spesso industrializzata. Noi andiamo a tutelare altro tipo di agricoltura. Tra questi progetti ci sono, tra questi presidi ci sono delle realtà che simboleggiano anche bene il concetto della Convenzione delle Alpi, cioè sono lo Zincarlin, che è un formaggio che viene prodotto al di qua e al di là delle Alpi, viene prodotto vicino al lago di Lugano, viene prodotto vicino al lago di Como, che è un formaggio ovino. Oppure il mascarpino, mascarpel, viene fatto nella Val Bregagna sul lato svizzero, nel lato italiano, in Valtellina, c'è tutta una zona in cui la ricotta fatta con siero di latte vaccino, con l'aggiunta di latte di capra, si chiama mascherpa, mascarpel, quindi c'è questa unione. Per noi questi progetti sono funzionanti, ci sono ricerche economiche, c'è tutta una stampa che li elogia, se non del gusto li portiamo, hanno successo, però ci chiediamo perché non si affermino come modello di economia e di cultura alpina. Abbiamo provato a darci delle risposte.
in alcuni casi perché produrre in determinate maniere è molto faticoso, fare il bitto, secondo la tradizione del bitto, quindi risalendo la montagna con il pascolo estivo nei calèc e lavorare tutte e due le mungiture quotidiane è molto difficile, quindi è anche logico poter pensare che oggi non tutti vogliono impegnarsi in una produzione di questo tipo, fare il macagne biellese, quello della tradizione, che di nuovo lavora due mungiture quotidiane, è molto complesso. Come si fa a dar torto ai produttori che vogliono fare le vacanze, che vogliono lavorare con più facilità, che vogliono approfittare anche della tecnologia? Questo è un lato, ma c'è anche un altro lato però su cui forse si può incidere più effettivamente, ed è il lato che forse può convincere anche i produttori che lavorare in una certa maniera poi porta dei risultati, ed è il lato del consumatore. Oggi i consumatori stentano a riconoscere il valore e la qualità di questi prodotti. Noi crediamo che sia perché si è perso un po' di vista il valore del cibo, cioè c'è uno scollamento tra chi produce e chi consuma il cibo, e questo rende complessa la possibilità di dare il giusto valore a tutto ciò. Fino a qualche decennio fa la produzione, l'autoproduzione del cibo era quasi normale, soprattutto nelle montagne. Ognuno, ogni famiglia aveva qualche bestia, ogni famiglia sapeva come produrre del cibo. Oggi questo è molto difficile, non è detto che si debba ritornare a quello, non è questo il messaggio. Il messaggio è che c'è uno scollamento, manca spesso la formazione per riconoscere la vera qualità, e la qualità non è solo qualità intesa come organolettica, la bontà, quello spesso è un dato soggettivo. La bontà, come dicevo all'inizio, è una qualità intesa come qualità ecologica, conseguenze che ha una produzione su un territorio, e quella oggi, se non sappiamo come si produce perché viviamo questo distacco, ce lo può dare solo la formazione, solo attraverso l'educazione. Oggi andiamo a cercare il prezzo, andiamo a cercare la qualità, ma come facciamo a riconoscere la qualità? Spesso la qualità ce lo dice la pubblicità, che cos'è? Ma lo scopo della pubblicità non è informare, lo scopo della pubblicità è vendere. Allora magari scopriamo che in quel latte ci hanno raggiunto gli omega 3, sappiamo che adesso ci sono gli omega 3, però magari non sappiamo che quegli omega 3, prima che quel latte venisse pastorizzato, c'erano già. È una mancanza spesso di informazione. Questo è il messaggio che stiamo cercando di portare attraverso il progetto dei presidi, facendo comunicazione, cercando di aiutare i produttori a introdurre delle migliorie anche tecnologiche, cercando di distribuire, di fare in modo che i disciplinari di produzione vengano utilizzati sempre di più anche da altre realtà produttive, perché crediamo che, come dicevo in precedenza, la qualità è sì un dato, la bontà è sì un dato soggettivo, scegliere è soggettivo, ma le conseguenze che ha una scelta non sono soggettive, sono molto oggettive, e questo ha probabilmente ancora più significato in territori fragili come quelli della montagna. Grazie.